Molto probabilmente quando ci sono certi tipi di situazioni è molto importante magari avere dei punti di riferimento, delle persone che magari ci sono già passate e che quindi comunque possono indirizzare, ma soprattutto possono ascoltare. Quindi io con grandissimo onore e piacere presento i nostri prossimi ospiti, che sono Giuseppe Fedele, Patrizia Rugli e Pietro Basile, che loro si occupano di un'associazione di volontariato di etica e autismo. Benvenuti ai nostri microfoni. Grazie. Innanzitutto complimenti per quello che fate, perché veramente interfacciarsi con delle questioni di così importanza sociale non è facile. Però io so che comunque un po' voi siete esperti, tra virgolette, perché avete voi stessi un vostro contatto con l'autismo. Quindi però iniziamo comunque dal principio. Innanzitutto, come nasce l'associazione Volontariato Etica e Autismo? Allora, come dicevi, noi abbiamo un contatto speciale con l'autismo perché siamo tutti familiari, quindi siamo tutti genitori o parenti di persone con autismo. Ci siamo conosciuti proprio nell'affrontare il problema dei nostri figli, quindi ci siamo incontrati assieme in un'altra associazione di professionisti che si chiama Il Filo della Torre, che si occupa di autismo, e nell'affrontare le difficoltà dei nostri figli abbiamo imparato tante cose. Quindi inizialmente chi ha a che fare con l'autismo si sente sperduto, smarrito, arrabbiato, privo di punti di riferimento, non sai che pesci prendere, non sai come trattare tuo figlio, succede di tutto, insomma, vabbè. Devi cominciare un lavoro abbastanza complesso, devi riadattare la tua vita sulle esigenze di tuo figlio, e se sei fortunato, come siamo stati fortunati noi, capisci che quello che è un problema enorme può diventare anche un'opportunità, perché ti dà l'opportunità di riorganizzare la tua vita, di vedere cosa si può fare in termini di servizio, non solo di cose belle, perché tutti noi vorremmo occuparci di cose che pensiamo belle. Cioè, io prima di avere un figlio autistico pensavo: adesso vado in vacanza, quale sarà il mio prossimo lavoro, come faccio a guadagnare più, faccio anche magari cose utili, ma è secondario. Lì cambia il punto di vista, perché cominci a riorganizzare la tua vita su un punto centrale, che è quello della difficoltà di tuo figlio. La cosa bella è stata che ci siamo incontrati, abbiamo trovato altri genitori con la stessa difficoltà, abbiamo trovato un'associazione che non si occupava solo dell'autismo di nostro figlio, perché la prima richiesta di un genitore è quella: io ho un giocattolo rotto, mio figlio è rotto, non funziona bene, lo porti dallo psicologo, dallo psichiatra, e dice: vorrei aggiustamelo, torno tra 6 mesi e me lo dirai guarito. Dall'autismo non si guarisce, quindi non è assolutamente così, e bisogna imparare a conviverci e a gestirlo. Per fare questo parte un percorso che dura anni, che dura tutta la vita. Nel fare questo percorso abbiamo trovato qualcuno che ci ha accompagnato a fare gruppo. Quindi, perché etica? Fare gruppo vuol dire portare un punto di vista che porta l'etica nell'analizzare sia i bisogni del ragazzo che della famiglia, per cui abbiamo affrontato l'autismo da un punto di vista etico. Abbiamo fatto gruppo, ci siamo conosciuti, abbiamo condiviso tante esperienze, ci siamo impegnati insieme, abbiamo cominciato a costruire, abbiamo pensato di passare il nostro punto di vista, che ci ha portato ad avere tanti problemi, a vedere anche tante opportunità e comunque all'affrontare le cose in maniera diversa, più serena, più felice, più realizzata, nonostante o forse grazie al nostro figlio autistico. E quindi abbiamo detto: facciamo un'organizzazione di volontariato, prima di tutto perché c'è l'aspetto anche personale, vogliamo proporre un modello, stiamo cercando di costruire una casa famiglia, stiamo cercando di fare tante cose. Proponiamo queste cose anche ad altri, lo facciamo anche per altre persone, quindi offriamo dei servizi. Allora, io vorrei chiedere a Patrizia, che è una mamma, di parlare del rapporto che noi abbiamo con i ragazzi autistici, quindi dal punto di vista che noi abbiamo rispetto al rapporto che si può creare con una persona autistica. Sì, che poi, ecco, mi permetto di dire una cosa, perché sono molto belle le sue parole, ma soprattutto mi fanno pensare una cosa, che molto spesso è quello che dovrebbe fare qualsiasi genitore, cioè qualsiasi genitore, anche vogliamo chiamarlo con un figlio normale, in teoria, nel momento in cui ha una grande responsabilità mettere a mondo un figlio, dovrebbe un po' ripensare un po' la sua vita. Forse la differenza qual è? Che magari, mentre magari con un bambino, una volta cresciuto, magari ha un po' più di indipendenza, e quindi in quel caso magari il genitore si può distaccare, per voi la situazione è un po' diversa, nel senso si continua poi nel tempo.
Però quante cose belle poi si riescono comunque magari ad avere da questa esperienza, che poi l'avete detto anche voi, quindi da un problema si può nascere, si può scoprire tutto un mondo. Infatti, come dici tu, da un problema si può vedere, diciamo, si può scoprire tutto un mondo, cioè da un dolore si può arrivare a vedere questo dolore come un'opportunità di crescita, nel senso che questi figli poi ti fanno stare sempre in tensione, sempre diciamo attenta a quello che fai, e quindi dopo tu che cosa succede? Cioè, che cosa succede? Che questo modo di diciamo di porti, no? Con tuo figlio, sempre attento a quello che dici, a quello che fai, perché sono bambini, sono ragazzi sensibilissimi e vengono appunto chiamati tra l'altro i bambini senza pelle, perché quello che tu fai o dici a loro arriva subito e non hanno, diciamo, una difesa, quindi proprio ti impari ad essere anche tu sensibile. Poi che succede? Che questa sensibilità entra dentro di te e tu cambi e non te ne accorgi che poi questo lo applichi nel quotidiano, quindi c'è proprio una crescita personale attraverso l'essere genitori di questi figli, ma anche la crescita personale degli altri membri della famiglia, soprattutto magari quando ci sono dei fratelli o delle sorelle. Certamente è un impegno ovviamente molto, molto grande quello di avere un figlio autistico, però ecco, ti fanno stare in ascolto, quindi che succede? Che diventi, come dicevo prima, proprio un'altra persona, una persona che può dare la propria esperienza agli altri solo con uno scambio, diciamo, di esperienze. Ti accorgi che questo figlio ti ha dato tanto. È vero. Quindi, che per esempio, per te Patrizia, quanto è importante magari avere questa associazione, un'associazione di volontariato di etica ed autismo, per aiutarti anche comunque a livello personale nella tua esperienza? Per me è molto importante aver trovato questi genitori che, con i quali abbiamo formato un gruppo coeso che può avere, diciamo, la fortuna di scambiare le proprie esperienze che sono simili, e quindi di darsi un sostegno l'uno con l'altro, e poi tutto questo. Siamo diventati un po' una famiglia. Siamo diventati una famiglia speciale, come poi lo sono. Una famiglia allargata. Una famiglia allargata e una famiglia speciale, come sono anche i nostri figli. Bene, quindi voi nello specifico, nella vostra associazione, che cosa potete fare? Quali sono le attività che portate avanti? Allora, noi nella nostra associazione partiamo da una considerazione generale. Noi vogliamo, dalla nostra esperienza, cercare di trasmettere anche agli altri genitori un approccio differente, diciamo un approccio che non sia quello che magari tipicamente avviene, della rabbia, della ricerca, del sostegno all'esterno, ma di affrontare queste problematiche con uno spirito positivo, anche perché tutto ciò che è negatività viene immediatamente recepito dai nostri figli e non li aiuta di certo. E quindi noi abbiamo pensato, ad esempio, di offrire un servizio come lo sportello d'ascolto, rivolto ai genitori che hanno dei figli piccoli, che hanno appena ricevuto le diagnosi, perché tutti ci siamo passati e abbiamo visto che quello è il momento praticamente critico, il momento in cui ci si sente un po' sperduti, non si sa che strada intraprendere. E allo stesso modo nei nostri canali di comunicazione, come ad esempio la pagina Facebook, cerchiamo di comunicare sempre delle notizie che abbiano, che colgano l'aspetto positivo degli eventi, non le classiche proteste che certamente ci stanno pure, però per noi è importante trasmettere sempre messaggi positivi alle altre. Ma anche perché comunque un bambino, indipendentemente comunque magari dal problema che può avere o meno, fatemi passare il termine problema, è sempre comunque un dono, perché è sempre un qualcosa, è il frutto di un amore, quindi comunque da una cosa così non può mai nascere una cosa brutta. Certamente, noi una cosa che diciamo sempre è che i nostri figli sono un'opportunità di crescita, una ricchezza per l'intera società. Noi ci accorgiamo, ad esempio, come anche a scuola
nelle classi, la presenza dei nostri ragazzi è un motivo di crescita, di evoluzione anche per tutta la classe, una ricchezza, metterle in contatto con una problematica che comunque in qualche misura arricchisce tutto il gruppo. Bene, poi quindi proprio per questo motivo voi organizzate spesso anche degli eventi di raccolta, ma soprattutto di sensibilizzazione. E posso fare un esempio su questo, l'esempio che faceva Pietro è illuminante rispetto alla scuola. I bambini autistici nelle scuole sono difficilissimi da gestire, quindi tipicamente il corpo insegnante e a volte anche le stesse famiglie li rigettano. L'esperienza che abbiamo avuto noi con diversi ragazzi, anche personalmente, è che se c'è un'opera adeguata di formazione del gruppo classe, se agli altri ragazzi viene spiegato cos'è l'autismo, qual è il tipo di sensibilità del ragazzo autistico nei confronti del mondo, come lui percepisce e legge il mondo, i ragazzi cambiano atteggiamento e loro stessi acquistano una sensibilità che altrimenti non avrebbero avuto. Quindi abbiamo visto delle classi, molti ragazzi nelle classi proprio cambiare, che per noi è stata un'esperienza arricchente. Se non ci fosse stato un approccio di questo tipo, probabilmente avrebbero semplicemente rigettato il diverso e imparato un atteggiamento diverso. Per questo è importante metterci il positivo. L'opportunità si può cogliere o si può distruggere facendosi del male. Bisogna educare. Ecco, infatti stavo per dirlo, è l'educazione che è alla base proprio della società, specialmente quando ci sono questi casi dentro le classi che in un primo impatto vengono un po' marginalizzati, messi, sì. Ecco, marginalizzati, la parola giusta, e quindi però non è colpa dei bambini che si allontanano dai nostri figli autistici, ma è colpa del fatto che non si pone attenzione all'educazione che è la base della società. Quindi se noi prepariamo i bambini a far vedere questi nostri figli con un aspetto positivo, perché loro ce l'hanno e come, però bisogna impegnarsi. Anche i bambini stessi diventeranno delle persone migliori, perché si avvicinano a un qualcosa di diverso, imparano ad accettarlo, e quindi c'è quella la vera integrazione sociale. Perfetto, e poi soprattutto non dimentichiamo mai che i bambini di oggi sono gli adulti di domani, quindi coloro che poi creeranno quelle che sono delle strutture più adatte, delle leggi comunque che possano veramente tutelare tutti quanti. Quindi bisogna partire veramente da un'educazione, da un'informazione e da una conoscenza molto importante. E voi complimenti per quello che fate. Io a questo punto do tutti quanti i vostri contatti. Allora, ricordo che sono qui con noi Giuseppe Fedele, Patrizia Rulli e Pietro Basile dell'Associazione Volontariato Etica e Autismo. È possibile contattarli e quindi fare riferimento anche al loro sportello d'ascolto d'autismo e nuovi genitori al 366 74 76 287. Poi voglio ricordare anche il contatto Facebook Etica e Autismo, dove quindi potete prendere tutte quante le varie informazioni, ed il sito internet www.eticaeautismo.org. Infine ricordiamo anche l'indirizzo email info@eticaeautismo.org. Bene, io a questo punto direi possiamo fare un saluto a tutti quanti gli associati e tutti, anche ai bambini, a tutti quanti. Salutiamoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti i soci, a tutti gli amici, a tutte le persone con autismo e alle famiglie che sicuramente hanno una vita complessa ma ricca. E ricordiamo a tutti che è sempre importante affrontare il problema con uno spirito positivo. Bello, infatti sì, mi piace questo messaggio, ma soprattutto mi viene da chiedere, molto spesso chi è che ha dei problemi viene definito diverso, ma diverso da chi? Perché esiste comunque la normalità? Secondo me no. Quindi io vi ringrazio ancora e complimenti per tutto quello che fate, perché siete veramente un punto di riferimento molto importante per le persone che magari stanno vivendo questa esperienza e che magari si sentono perduti. Quindi complimenti, lo ricordo ancora, Giuseppe Fedele, Patrizia Rulli, Pietro Basile, Associazione Volontariato Etica Autismo. Grazie ancora per essere stati qui con noi. Grazie. Grazie. E questa è Benette Roma, solo il top della capitale.